Qualcuno dice che nello sport, torniamo alle immagini sportive, abbiamo vinto perché abbiamo avuto fortuna. Mi tornate sull'immagine di Tamberi, per piacere, che è un'immagine incredibile. Io credo che non sia vero. Io credo che abbiamo vinto perché abbiamo preparato questa vittoria. E l'abbiamo fatta perché c'è stata una politica dello sport fatta non tanto e non solo dal governo, ma fatta dall'organizzazione sportiva in modo molto serio. Di tutto questo io vorrei dire grazie e introdurre sul palco il presidente del CONI, Giovanni Malagò, come primo ospite della Leopolda del 2021. Se abbiamo vinto tutto è anche merito di chi ha organizzato lo sport in modo straordinario. Grazie Giovanni! Vai, facciamo, vado a braccio? È già detto quasi tutto te. Buonasera, grazie per l'invito. Felice? Molto. Devo dire anche che mi ha fatto sorridere quando qualcheduno, che magari ha qualche o gelosia o non ama troppo Matteo, ha detto: ma come vai alla Leopolda? Perché? Qual è il problema? Soprattutto io vado a parlare di sport, a parte che lo faccio con tutte le persone che cercano di coinvolgere, perché in realtà quello che è successo si può vedere in tanti modi, in parte legato forse alla fortuna, al caso, non è proprio così. Siccome penso che in sala ci sono molte persone che sono tesserate, sono affiliate, che fanno parte del nostro mondo. In Italia siamo, rilevazione del 2019, l'ultima prima del Covid, siamo esattamente 14.180.000 persone, un terzo tesserato nelle federazioni e due terzi negli enti di promozione. Siamo di gran lunga la più importante, radicata, capillare organizzazione del paese, più delle forze di polizia, ogni tanto ci equiparavano addirittura alle poste, ci sono dei presidi dove non c'è neanche un comune ma esistiamo noi magari con un'associazione. Il nostro è un mondo che ha una caratteristica, che poi è quella che mi rende particolarmente orgoglioso. Io sono un funzionario pubblico, però è l'unica carica del Paese che non viene nominata, non viene designata da qualcun altro, normalmente dalla politica, ma chi rappresenta questo mondo viene eletto da tutta la base, con elezioni che partono da un quarto, un terzo, un secondo livello, provinciale, regionale, nazionale, e poi sono un po' come il congresso americano, i grandi elettori che eleggono la giunta, che è di fatto l'equivalente di un consiglio dei ministri e il presidente. La cosa più democratica, siamo salvaguardati da un ordinamento internazionale, c'è stata una impressionante battaglia tra noi, tra il Comitato Olimpico e un governo precedente in cui volevano addirittura far venire meno l'autonomia dello sport, che è un principio sacro nell'ordinamento appunto del CIO e soprattutto dei 205 colleghi che ho per il mondo. Questa battaglia è stata vinta, lo dico con grande franchezza, per l'autorità che ha il CIO nei confronti dei governi e alla fine per anche qualcheduno, devo essere sincero, a cominciare da Matteo, non solo Matteo, che ha voluto riconoscere questa autonomia, e queste sono cose che uno non si dimentica. La seconda questione, Matteo ha raccontato i momenti più importanti, in realtà ce ne sono stati tantissimi altri. Il Comitato Olimpico Italiano segue 380 discipline sportive, in assoluto siamo il paese che le fa di più, non tutte le facciamo da primi della classe, qualcuno la facciamo da podio, qualcuno dai primi 10, ma non c'è nessun altro modello che siamo così, se volete, variegati, così multidisciplinari, polifunzionali. Perché? Perché non vogliamo lasciare indietro nessuno, perché poi ci sono delle realtà storiche, qui a Firenze sapete bene di che cosa sto parlando, ma per fare questo vuol dire avere principi informatori, statuti, regolamenti, regole, giustizia sportiva, antidoping. In questa estate, che in realtà oggi siamo, cos'è, 19 novembre, anche oggi abbiamo qualificato tutte le squadre individuali dello short track, che magari pochi sanno cos'è, il pattinaggio da ghiaccio veloce su una pista, la grande Arianna Fontana, 8 medaglie, portabandiere a Pyeongchang per capirci, e poi domani ci abbiamo 9 ragazzi tra 5 uomini e 4 donne in finale mondiale di karate. Cioè ognuna di queste discipline continua a far vivere all'Italia un momento straordinario. Come mai? Tre motivi, penso. La prima questione
è che nei 5 anni, 4 più 1 del Covid, siamo riusciti a qualificare nelle competizioni internazionali più atlete e più atleti di sempre. E quindi, insomma, la matematica e la statistica aiuta. C'hai più possibilità di andare a podio. Come mai? È stato fatto un ottimo lavoro e poi concludo anche per la questione sulle competenze. La seconda ragione è perché, paradossalmente, non mi prendete per matto, noi in qualche modo abbiamo sfruttato la tragedia del Covid. Parlo sotto il profilo dell'attività dell'allenamento dell'alto livello. Com'è possibile? Perché grazie al Comitato Olimpico, alla Federazione Medici Sportivi, a una collaborazione col Politecnico di Torino, noi nel giro di pochi giorni abbiamo creato dei protocolli che hanno messo in condizione tutti gli atleti più importanti del paese, che poi non sono tantissimi, sono qualche centinaio, di continuare ad allenarsi anche nella tragedia del Covid, anche in un modo, se volete, romantico, surreale, sentimentale. La Goggia che usciva di casa, attraversava la strada, apriva la palestra, Gimbo Tamberi, ho visto le fotografie, che si montava i sacchi dove faceva attività del salto in alto. Bisognava ovviamente predisporre questi protocolli e arrivo. Siccome si è parlato di formazione, si è parlato di ragazze e di ragazzi, il più grande errore che si può fare, credetemi, è pensare che lo sport è una materia che giustamente tutti parlano, quasi tutti praticano, interessa l'opinione pubblica, però lo sport, se lo puoi fare in un certo modo, organizzarlo e soprattutto farlo ai livelli più assoluti, serve una competenza mostruosa. Il Comitato Olimpico, questo viene riconosciuto non da me che sarei di parte, in questo senso è l'eccellenza del paese a livello internazionale. Io ogni volta che passo il confine sono orgoglioso della credibilità che abbiamo saputo dare, che hanno dato che le persone che mi hanno preceduto. Se c'è un motivo per cui il CIO mi ha voluto anche rappresentare l'Italia a livello effettivo è proprio per questa meravigliosa storia, che qualcuno ha provato per certi versi, nel vero senso della parola, a sopprimere, grazie a Dio il buon senso e soprattutto persone che hanno a cuore lo sport, la sua autonomia, i suoi valori, ci ha permesso invece di portarlo avanti. Terzo motivo, cosa è successo? Ha cominciato il softball femminile che ha vinto un europeo, oggi chiudiamo col karate, in mezzo ci stanno tantissime competizioni internazionali e nazionali con l'epicentro ovviamente l'europeo di calcio, le Olimpiadi e le Paralimpiadi. Come mai? È perché si è creato un effetto domino, guardate che è importante, che magari succede anche qui in platea, che vi siete sentiti, andiamo alla Leopolda, ci vediamo, ci parliamo, ci confrontiamo, scambiate le opinioni, stasera tornando a casa, domani, insomma c'è un coinvolgimento emotivo. E perché è stato un passaparola, è stata la volontà di testimoniare qualche cosa, come da parte degli atleti, ma gli altri hanno vinto, ma gli altri hanno sventolato il tricolore, gli altri hanno suonato l'inno, è una cosa che ha funzionato. Gli atleti si sono messi addirittura in una chat, quelli del triathlon con la pallacanestro, la pallavolo col nuoto in acque libere, mondi che non si parlavano, ragazze che arrivavano alla prima esperienza internazionale a 17 anni e persone che hanno fatto la 7ª Olimpiade. In questo senso, scusate se ve lo dico, qualcosa che mi fa sempre piacere raccontarlo, io ho assistito ogni tanto negli stadi che quando c'era l'inno italiano c'era una parte del pubblico che lo fischiava. Oggi, se ci fate caso, tuttora a distanza di tanti mesi, ci sta la nostra bandiera, c'è il tricolore nei terrazzi, nei balconi. Penso alla cosa che in assoluto fa felice tutti gli italiani e di questo siamo orgogliosi. Viva lo sport e viva l'Italia, grazie. Volevo dire una cosa a Giovanni di fronte a tutti voi, piaccia o non piaccia, ci sono delle cose in Italia che funzionano, il CONI di Giovanni Malagò funziona, la politica metta giù le mani dalle cose che funzionano, noi saremo al fianco del CONI e di Giovanni Malagò perché è una delle non molte cose che funzionano alla grande. Grazie Gio.